Vilnius ha 700 anni, un compleanno importante per la capitale di un paese anagraficamente giovane, come giovane la nostra Camera delle Marche, nata da soli 5 anni, ma che ora è forte del suo perimetro regionale, grazie al quale presentare insieme le eccellenze produttive e turistiche. Così Fausto Calabresi, componente di giunta di Camera Marche, ha aperto l'incontro con la delegazione diplomatica ed economica lituana, organizzato nella sede camerale di Macerata, qualche ora dall'apertura della sede del consolato lituano nelle Marche, nel centro della città, nei pressi di piazza Cesare Battisti. Un focus dedicato alle relazioni che si potranno aprire, sviluppare e potenziare con un paese, la Lituania, che per Camera di Commercio Marche diventa importantissimo. Certo, noi siamo fiduciosi che questi, diciamo, scambi saranno molto fruttuosi per tutto il nostro territorio, perché i driver che hanno loro e quelli che abbiamo noi sono identici, quindi sviluppare la tecnologia, il turismo e le nostre imprese che abbiano la possibilità di esportare sempre di più. Si è parlato di settori come quello della moda, del tessile, delle calzature. Ci trovano sicuramente pronti in questi settori. I nostri associati, le nostre aziende hanno un'altissima qualificazione per poter operare anche in un paese come la Lituania. E può essere una porta verso l'est? Può essere tutto, può essere sicuramente una porta verso mercati ancora più grandi e da esplorare. Ospite d'onore l'ambasciatrice della Repubblica Baltica, Dalia Kreivieni. Abbiamo appena aperto il nostro consolato onorario a Macerata e sono molto lieta di essere qui oggi. Con l'apertura di questo consolato e con il console onorario Antonello De Lucia lavoreremo insieme e cercheremo di estendere di più le relazioni tra Lituania e Italia e soprattutto rafforzando le relazioni nell'ambito del commercio, del turismo, della cultura. Sono che molto lieta che oggi abbiamo questo evento con il focus sulle relazioni bilaterali economici e penso che dobbiamo cercare i punti comuni soprattutto con un focus sui settori forti di questa regione come per esempio il tessile, la moda, l'arrodimento. E abbiamo i rappresentanti della Lituania qua oggi con noi, i rappresentanti dell'associazione del tessile lituano e dopo rappresentante dell'Accademia delle Arti, centro delle design, e io penso che questo evento aprirà le nuove prospettive e nuovi progetti per la nostra collaborazione nel futuro. La Lituania nel cuore dell'Europa e con avamposto a Macerata ha le carte in regola per essere un partner commerciale e scientifico. Sì, certo, ci sono già i rapporti tra le aziende lituane e marchigiane, ma penso che con questo punto, con il console, con il consolato onorario e soprattutto con il nostro console, lavoreremo insieme per trovare, per sviluppare questi rapporti e di fare un po' di più le relazioni. Per me è importante di fare un po' più di lituani in Italia. Grazie al ruolo di facilitatore del console onorario di Lituania per le Marche, Antonello De Lucia, e la collaborazione dell'azienda speciale di Camera Marche per la moda Linea, rappresentata dalla presidente Francesca Orlandi, la delegazione ha illustrato le opportunità commerciali schiuse dalla Lituania al mercato delle Marche. Le Marche infatti esportano soprattutto macchinari, prodotti farmaceutici, ma molto apprezzato è il comparto delle calzature e della pelletteria. Oggi è una giornata di festa con l'inaugurazione qui a Macerata del nuovo consolato onorario e poterlo celebrare in questo pomeriggio qui con una giornata paese è un ottimo momento per poter accrescere i legami culturali ma anche economici tra queste due istituzioni, soprattutto per noi di Linea che ci occupiamo del comparto moda e calzature. È un paese, quello della Lituania, che è molto attento alla moda italiana.
e che ci chiede proprio di conoscere meglio quelli che sono i meccanismi per aumentare l'interscambio tra questi due paesi, e noi non possiamo che essere favorevoli come azienda speciale della Camera di Commercio. Ora siamo presenti nella stessa città e questo ci permetterà di andare a sviluppare tutte quelle progettualità volte appunto ad aiutare le imprese a conoscere le possibilità, le offerte di questi paesi e quindi dar loro modo di poter organizzare le strategie di penetrazione e di appunto esplorazione di questo mercato con delle attività che saranno non solo formative ma anche di incoming e outcoming verso questo paese, e quindi portare direttamente i player qui nelle nostre marche a conoscere le produzioni. L'export, siamo quasi a fine anno e i dati raggruppati alla fine di settembre del 2019 ci indicano che siamo già un 15% superiore al dato significativo con la quale si è concluso l'anno 2022 di 2.400 milioni di euro, e quindi questo ci fa ben sperare. Finalmente, dopo una fase di decremento, il biennio 2021 e 2022 ha visto finalmente un periodo di crescita, quindi le marche sono riuscite ad adattarsi e a prosperare nonostante le difficoltà che tutti sappiamo benissimo. All'incontro sono intervenuti esponenti e rappresentanti di alcune organizzazioni lituane per raccontare un paese e un'area, quella del Baltico, poco conosciuta ma di grande interesse, oltre che per fascino storico, culturale e paesaggistico, per l'interscambio di volumi ancora piccoli ma con valori di quota export in costante crescita, tenendo conto che la Lituania è forte di sostegni governativi importanti, fondi di investimento fino al 50%, agevolazione per sviluppo di nuovi talenti con formazione e apprendistato con contributi che coprono fino al 70% delle spese, un PIL in crescita e 7 zone economiche speciali.